Scrivete sul vostro quaderno. I care, che in inglese si pronuncia I care e che significa mi interessa. È l'esatto contrario di me ne frego. Da principio Don Milani attira i giovani con le attività dell'oratorio. Poi però capisce che flipper e ping pong potranno anche essere un richiamo per i ragazzi, ma li distraggono. Lui si propone o scuola o gioco. E allora lui si decise tutti insieme di prendere tutti questi attrezzi, buttarli nel pozzo che si trova nel chiostro della parrocchia dove c'era la scuola popolare. Don Milani è convinto che solo la cultura può aiutare i contadini a superare la loro rassegnazione. Voleva insegnare a parlare a tutti, anche ai contadini, perché poi potessero difendersi anche verso i padroni. E a qualcuno l'ha detto: vieni a scuola che tu ti difenderai dal padrone, dal fattore e dal prete. Aveva intuito che la vera ricchezza dei ricchi non è il denaro, ma è la cultura, il saper dominare la parola, questo grande mezzo di comunicazione che fa ridere, che fa piangere, che entusiasma, che riesce a trasmettere pensiero o riesce a ingannare pensiero. Per chi possedeva la parola, tutta era libera scelta. Per chi non la possedeva, tutto era destino bieco. Don Milani decide di partire dalla lettura dei giornali in classe. Con i suoi allievi si sofferma anche per ore sul significato di ogni parola. Ogni parola che non imparate ora è una fregatura in più, un calcio in culo che prendete domani. Dei temi più scottanti dell'attualità porta Don Milani a considerare anche i problemi dell'imparzialità del giornalismo. È così che invita a parlare alla sua scuola anche Ettore Bernabei, direttore del quotidiano di Firenze, Il Giornale del Mattino. E questi ragazzi molto bravi, molto svegli, ma molto attenti, si erano preparati bene sotto la guida di Lorenzo Milani. Non si aspettava che noi si fosse fatto una ricerca di questo tipo. Mi fecero una serie di contestazioni su come erano state date certe notizie sindacali. E allora si è arrabbiato, insomma, non l'ha presa bene, diciamo così. E quindi quella sera ci siamo lasciati un po' male, insomma. Però Don Lorenzo poi ha potuto ricucire. Infatti tornai, riprendemmo questo discorso e poi trovammo anche un piano comune di ragionamenti. C'è un'adesione al linguaggio dei poveri. Dall'altro c'è un atteggiamento sacrante e provocatorio di critica nei confronti di uno stile clericale che è proprio della Chiesa, in cui le cose si dicono in modo felfato, sfumato, talvolta anche ambiguo. Don Milani dice: se si deve dire culo, si dica culo, e non si dica quelle cose grottesche che ci inventiamo. Culo, è culo, sì. Quella di Don Milani è una scuola senza posti predefiniti, senza cattedra, senza programmi né voti. Non c'è nemmeno il crocifisso alla parete. L'aveva tolto in quanto che non voleva impedire agli atei, agli religiosi, a quelli che non credevano, ai comunisti, ai socialisti, gli impedissero di venire alla scuola popolare. È nata come una scuola e lo è stata fino a poco fa. Ora è diventata qualcosa di più. Qualcosa di più di una scuola. Davvero a San Donato di Calenzano, Don Milani ha creato qualcosa di radicalmente diverso, qualcosa che sconvolge le regole dell'insegnamento e del rapporto gerarchico tra alunno e maestro. Una risorsa, ma anche un pericolo per le gerarchie ecclesiastiche. Nell'Italia di quegli anni la Chiesa esige dai sacerdoti obbedienza nella dottrina e nelle scelte politiche. Le prime elezioni politiche italiane del dopoguerra, fissate per il 18 aprile 1948, sono segnate dalla contrapposizione tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Don Lorenzo Milani all'inizio, come gran parte del clero italiano, aderisce alla campagna a favore della Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi. Probabilmente avrà attaccato anche dei manifesti elettorali, avrà portato dei voti. Gli orientamenti moderati che hanno consentito allora alla Democrazia Cristiana di raccogliere una valanga di voti, di fatto
lasciavano indietro delle istanze di giustizia sociale che c'erano in parte nei partiti di sinistra di allora e che erano avvertite anche dalla parte più debole dei suoi allievi. Il suo messaggio è dirompente. Ha avuto in quei tempi là una distinzione chiara fra quello che è la Chiesa e quella che è la politica. Non mancano, come sempre, i molti ben pensanti che denunciano il suo inconsueto apostolato alla curia. E le gerarchie ecclesiastiche non rimangono a guardare. Del resto hanno gioco facile. Contestano al giovane sacerdote il fatto di non parlare mai in classe di religione, di aver tolto il crocifisso dall'aula, di confondere le idee politiche dei suoi allievi con discorsi troppo complessi. La forza dirompente in quel momento, anni 50, di Don Lorenzo Milani è che egli insegnava una critica costruttiva nei confronti di tutte le istituzioni. Per il Vaticano il messaggio del sacerdote di San Donato è inaccettabile. Il 20 dicembre 1958 un articolo dell'Osservatore Romano stronca il suo libro. Il Sant'Uffizio ne vieta la diffusione. Il cardinale Dalla Costa non può più proteggerlo. A Don Milani viene recapitata un'importante comunicazione. Sarà promosso parroco, ma non a San Donato. Il posto è sul Monte Giovi. Si chiama Barbiana. È inutile che cerchi. Sulla carta non c'è. Quello del trasferimento a Barbiana è una punizione mascherata da promozione. Ma adesso il prete scomodo è esiliato in vetta a un poggio. Non c'è motivo di considerarmi tarpato se sono quassù. La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt'altre cose. Barbiana non è un paese e neppure un villaggio. È una cappella sperduta tra i boschi del Mugello. Non c'è una strada asfaltata, né luce, né acqua, né telefono. Per convincere i genitori a lasciar studiare i propri figli, Don Milani utilizza tutti i metodi, fino addirittura allo sciopero della fame. Niente. Mi dispiace, priore, arrivederci. No, invece mi dovete ascoltare! Io sto qui, giorno e notte! Dovete chiamare i carabinieri per mandarmi via, se non mi promettete che mi date vostro figlio per la scuola. Cielo grigio su, cielo grigio su, voglio giallo. Appena fuori da Barbiana c'è un mondo in rapida trasformazione. È l'Italia del boom economico, della dolce vita. Di Barbiana però il progresso sembra essersi dimenticato. Unica eccezione, alcuni strumenti didattici come i primi calcolatori elettronici che benefattori come Adriano Olivetti regalano a Don Milani. Era una scuola che considerava la tecnologia, però verso la televisione era molto critico, cioè rifiutava il messaggio unidirezionale, però riconosceva la validità, per esempio, della scuola del professor Manzi. È un insegnamento all'avanguardia. Si apprendono le lingue straniere, il francese, l'inglese, il tedesco e persino l'arabo. Si organizzano anche viaggi di studio e lavoro all'estero. Il priore è convinto che soltanto condividendo le loro esperienze i popoli oppressi possano lottare uniti contro lo sfruttamento dei ricchi. Don Lorenzo, da un punto di vista religioso, non ci dava nessun tipo di insegnamento inteso in senso classico. Il suo obiettivo era di fare di noi delle persone libere, delle persone pensanti. Era molto esigente con noi, però le lezioni alla scuola di Barbiana erano lezioni molto allegre e divertenti. Erano molte le gabbie che noi avevamo, le incapacità che noi avevamo, e siccome lui guardava a noi come persona nella loro completezza, poi si poneva l'obiettivo di fornirci questa libertà a 360 gradi, compresa anche la possibilità di saper dipingere, di capire la musica, o di riuscire a nuotare, o di sapere sciare, insomma. Accanto alle discipline tradizionali, a Barbiana ci sono altre occasioni di studio, come l'incontro settimanale con vari esperti, dal musicista al magistrato, dal veterinario al meccanico.
Qualsiasi conoscenza, sostiene Don Milani, sia essa del codice civile o delle parti di un motore, contribuisce ad elevare un individuo.